La Jesina perde forse l'occasione per riaprire il suo campionato, perdendo al Carotti lo scontro diretto contro l'Avezzano, con un gol arrivato in pieno recupero. Il rammarico per i Loncelli è essere arrivati in questo match con le assenze pesanti di Villanova e Cruz Pereira, ma i tanti ragazzi scesi in campo hanno dato veramente tutto. L'Avezzano invece coglie un successo preziosissimo che gli permette di continuare a sperare. Partita molto bloccata tra due squadre che non possono perdere vista la posizione di classifica. Partono meglio gli ospiti che si vedono al sedicesimo con un rapido scambio Morales-Ciolaco, con quest'ultimo che mira il palo lungo ma sbaglia mandando il pallone sul fondo. Col passare di minuti la Jesina cresce, guadagna campo e si vede per la prima volta al 29esimo con una conclusione sballata di Ciurlanti. Al 32esimo la più grossa occasione della prima frazione è la confezione dei Loncelli. Punizione dal lato destro di Enrico, cross verso il secondo palo dove la trova la sponda di Marini che la rimette dentro verso la testa di Nevi che schiaccia verso la porta. Patania però con un grande balzo ricaccia letteralmente la palla da dentro la porta. Protesta dei padroni di casa perché chiedevano la concessione del gol, ma sia l'arbitro che l'assistente fanno proseguire. Un minuto dopo ci prova Enrico su punizione ma colpisce la parte esterna della rete. Il primo tempo in pratica termina qui. La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione di gioco, con tanti errori da entrambe le parti. La prima azione degna di nota è al decimo, con Nebi che supera di forza Cimino, converge verso il centro e prova il tiro a giro, ma il pallone non inquadra la porta. Al 25esimo si rivedono gli abruzzesi, una bella apertura verso Ciolaco che da buona posizione spara sul fondo. Al 39esimo ancora bianco-verde, con una conclusione di Traditi che viene deviata e finisce lontano dai pali. Gli ultimi minuti vedono la Jesina cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma all'ultimo minuto di recupero l'Avezzano piazza il colpo mortale per i biancorossi. Ciolaco ingaggia un corpo a corpo con Maggioli e cross verso il centro. Boccanera è incerto nell'uscita e sotto misura di Gianfelice, in spaccata, mette dentro. È il gol che decide un match premiando forse oltre misura l'Avezzano e boccia la Jesina, che non meritava questa sconfitta. Veramente tutto. Contro un avversario tosto che si è rinforzato anche negli ultimi tempi, per cui è chiaro c'è rammarico, dispiacere, perché comunque la partita, se andiamo ad analizzarla postando noi chiaramente con un assetto, ripeto, dovuto a tante situazioni, abbiamo avuto quelle due o tre palle che sapevamo dovevamo sfruttare. Poche magari, però mi sembra che loro grossissime occasioni non ne hanno avute e hanno sfruttato una palla in mezzo a una selva di gambe. C'è un grosso rammarico perché questi ragazzi comunque stanno sudando per questa maglia. Io capisco anche i tifosi, capisco la piazza Jesi che è una piazza importante, chiaramente i tifosi hanno una delusione. Però io devo difendere questo gruppo perché qua non ci sono mercenari, ho letto un cartello, uno striscione che se ci deve spronare comunque forse ci ha spronato, perché questi ragazzi, parliamo di tanti under, fanno questo sport, danno tutto, si impegnano, possono avere dei limiti chiaramente, perché questo è un girone, è un campionato difficile. Possono avere dei limiti, però sul piano di onorare e sudare per la maglia, questo nessuno ce lo deve mai imputare, perché anche oggi qualcuno stava piangendo nello spogliatoio, quindi è un segnale che l'attaccamento alla maglia c'è. Sì, questa era una partita da vincere, anche con un pizzico di fortuna. La fortuna è girata dalla nostra parte questa volta e siamo contenti, anche se abbiamo fatto comunque una partita sotto l'aspetto dell'attenzione, abbiamo rischiato solo in un'occasione dove il nostro portiere è stato molto bravo. Si sapeva che la partita si poteva decidere con un episodio e l'episodio è venuto a nostro favore. Siamo contenti perché questa squadra secondo me può fare molto di più, soltanto che dobbiamo uscire da questa situazione mentale che non ci agevola.